Sì, dopo il 2-1 abbiamo pensato veramente di prendere questi punti, però dopo quelle 2-2 di Pastore abbiamo, non lo so che è successo dopo questi 5 minuti di blackout, possiamo dire, hanno fatto male, però dobbiamo dire anche che il Palermo è una squadra forte. Questa entrata anche di Ilicic che ha fatto male, che si è messo a entrare in linea, perché eravamo bene, primo tempo, anche dopo. Però è entrato questo giocatore e questo ha fatto male perché si è messo a entrare in linea e ha messo delle palle in profondità per l'attaccante che è velocissimo, quello là. Sì, Hernanes, hanno fatto male. Però adesso dobbiamo dimenticare questa partita. Questi 5 minuti, diciamo, e andare a analizzare questa settimana le errori che abbiamo fatto e andiamo a Catania per un'altra sfida salvezza. L'importante è che la prestazione che abbiamo fatto, perché sì, avevamo giocato male, abbiamo presi 4 gol, questo può fare male, però non è questo, noi lo sappiamo che abbiamo fatto una buona partita. Dopo queste 5 partite positive, però adesso la mettiamo dietro e mancano 14 partite e dobbiamo fare 14-16 punti massimo, diciamo. Sì. Con un Lecce così, le possiamo fare senza problemi. Sì, questa partita di sabato sono d'accordo, è fondamentale perché il Catania sono a 2 punti meno di noi. Anche quella partita che abbiamo vinto all'andata, se facciamo risultati contro il Catania è buono, perché dopo alla fine si sei a punti uguali e Lecce che passa. Però non dobbiamo, io ho dato le cifre così, però non dobbiamo pensare adesso, perché siamo a febbraio, ci mancano comunque tanti partiti. Però dobbiamo cominciare a pensare al più importante di fare i punti, soprattutto con queste squadre. Io credo che per capire se c'è la consapevolezza di avere una partita che proprio è ancora più uno snodo importante, più di Lecce Cesena, per esempio, più importante. No, secondo me è la stessa. Anche, diciamo, sì, perché è normale quando giochi contro le squadre che giocano la salvezza è un po' più importante di giocare la Juve a livello, diciamo, di partita, però non dobbiamo pensare a questo perché mancano ancora 3 mesi. Però non è che vai lì a Catania, perdi e il campionato è finito. Non devi perdere, questo è giusto. Però adesso abbiamo queste 3 partite, Catania, Juve, Brescia, che dobbiamo fare il massimo di punti. Io non posso dire 9 punti, però dobbiamo fare il massimo, perché alla fine io non voglio che si dice Lecce ha giocato bene, però è andato in Serie B. Secondo me sono le stesse partite di Palermo, diciamo, che andiamo lì, dopo non lo so, non sono mai andato, però lo so che lì sarà una partita difficile sul campo e anche fuori campo, perché il Catania non sta bene. È una partita, è veramente, è più per loro è una partita più importante per loro diciamo, che per noi a questo momento, perché il Catania non va bene. Però noi non dobbiamo pensare a questo. Noi prepariamo questa partita, andiamo in campo e noi giocatori dobbiamo fare il massimo per fare una buona prestazione e dopo avere questo risultato che tipo fare bene, però io lo posso dire, andiamo lì per vincere, non è che andiamo lì per pareggiare o qualcosa, andiamo lì per vincere perché il Catania è una squadra del nostro livello. È normale che una squadra nuova con 15 giocatori è dura che la squadra va all'inizio. Adesso da 2 mesi, da un mese, siamo veramente diventati una squadra proprio, anche abbiamo ritrovati qualche giocatore importante della categoria, come Olivera. E veramente io l'ho detto all'inizio, con questa qualità e questa squadra e questo ambiente, il Lecce c'ha le potenzialità per salvarsi. Secondo me, se ci salviamo, per me non è un miracolo.